Nel corso della mia vita sono caduto più volte in questa trappola, ma forse non è proprio una vera trappola. Magari siamo davvero fatti per credere che un nuovo oggetto possa cambiarci la vita. Le nostre sinapsi da cacciatori e raccoglitori fremono davanti all'abbondanza delle cose che un giorno potremo possedere. Quindi a volte ci troviamo davvero a credere che un oggetto, una cosa, possa cambiarci la vita, l'esistenza. Il nostro modo di vedere il mondo, il nostro modo di comportarci, la nostra personalità. Uno zaino nuovo, una macchina fotografica alla quale ho affidato l'arduo compito di fare foto migliori. Forse anche un po' di cambiare il mio presente. Sono caduto molte volte in questa trappola. Nel mare di cose che ho acquistato nel corso degli anni, però, una ha mantenuto le sue promesse. Il più grande acquisto singolo della mia vita. Carico delle aspettative di cosa sarebbe potuto diventare e della paura. Un po' di prendere una fregatura. Il mio vecchio Opel Combo a metano del 2010. Acquistato esattamente 2 anni fa. Acquisto figlio della necessità di possedere un'auto, non ce l'avevo, e della fantasia di poter viaggiare e dormire nel mio piccolo furgone. Figlio del sogno di possedere un furgone camperizzato. Da qualche parte, in questi 2 anni, il mio Opel Combo ci ha portato davvero e mi ha fatto capire una cosa. Non ho idea di cosa voglio fare davvero della mia vita. Allora, l'idea è di partire da questa zona qui e andare fino in fondo. Aprirò bene le portiere così tutti i contattini non verranno a contatto con l'acqua. Non tanto che cosa voglio fare, ma dove voglio andare. Letteralmente non proprio quello che avrei desiderato. Ho 28 anni e voglio andare a vivere da solo, creare un mio spazio, un mio rifugio. Mi sono chiesto più volte nell'ultimo anno dove desidero vivere. Non nel futuro, ma nel presente, ora. E la lista di posti dove voglio stare sembra scritta dal me stesso di 5 anni, quando ce la metteva davvero tutta per mantenere sintetica la lista dei regali per Babbo Natale. Furgone più grande o un affitto? Furgone più grande o un affitto? Furgone più grande o un affitto? Per un mese mi sono fatto questa domanda tutti i giorni, più volte al giorno. Ho chiesto a ogni persona a me cara. Ho rotto i maroni a tutti. E alla fine, un po' ha vinto l'istinto. Ho scelto il furgone più grande. Dopo lunghe ricerche, eccolo. Un Peugeot Boxer del 2012. Era di un contadino. Al momento dell'acquisto non ho pensato cosa potesse comportare. 16 ore solo per pulire e rimuovere anni di grasso e terra che si erano insinuati in ogni angolo del furgone. Non era questa, però, la sfida che il protagonista di questa storia ha dovuto affrontare. Dicembre e Tequila, il mio cane, sta male. A gennaio dell'anno scorso è stata operata alla milza per un tumore, è stata asportata. E ora, dopo aver vissuto altri 11 mesi ed essere arrivata alla veneranda età di 14 anni, se ne stava andando. La mia nuova normalità era diventata stare con lei il più possibile in casa. Giocavo al computer tantissime ore al giorno per non pensare a niente. All'esterno, nebbia e pioggia. Dentro, tantissima ansia per il momento che sarebbe arrivato. Salutare Tequila è stata la decisione più difficile che abbia mai preso. Il senso di colpa di dover porre fine alla sua vita. Un terzo della mia vita l'ho passata con lei. Tutta la mia vita da adulto, in pratica. Era un cane che non chiedeva mai niente, tranne il cibo. Quello lo chiedeva sempre, in continuazione. Ricordo un giorno in cui ero a Cotignola, all'Arena delle Balle di Paglia, a pranzo. E non mi accorsi neanche di averla persa. È tornata da sola, dopo essersi fatta un giro, chissà dove, forse di mezz'ora, forse di un'ora. Non saprò mai dove era stata.
Ciao a tutti camperizzatori, vi confesso che ho una paura fottuta. Ma sei bellissimo. Ma sei una palla di pelo bellissima. Ma sei stupendo. Andiamo da mia nonna. Ho bisogno della tua energia elettrica. Ah, va bene. Vi aggiorno un attimo su che cosa è successo, perché come avete visto dall'intro del video non ero molto nel mood di fare video, quindi quando... Oh, ma c'è del legno qua, raga, ma c'è del legno, ma da dove viene questo legno? È da Martini Legnami, di Bagni a Cavallo, grandissimo. Una micro pulita, vi faccio vedere più o meno come voglio sistemare tutto. Allora, vi faccio vedere un attimo, purtroppo il lavoro non di fino che ho fatto. Allora, come potete vedere qui, ho dato il Ferrox nei video precedenti, cioè nelle altre clip l'avete un po' visto, quindi l'antiruggine per bloccare la ruggine. Adesso qui ci sono qualche piccola pedata, che però non è che posso mettermi a pulire ogni singola pedata. Allora gente, il mio piano è abbastanza semplice, ho comprato questi listelli 4x3, ne ho comprati 7, che praticamente faranno da armatura o ripiano, diciamo fondo, il pavimento, cioè da separatore tra il pavimento, che riutilizzerò il pavimento che c'era prima, gli do una bella pulita perché costa 300 euro il pavimento, col cavolo che li taglierò, li metterò in corrispondenza qui, ovviamente li taglierò a misura, quindi si faranno delle celle, tra virgolette, dove metterò del poliuretano espanso e un foglio alluminato che adesso, insomma... Settimane ho dovuto imparare di nuovo a muovermi, a uscire, a staccarmi dal computer, a trovare gioia nel riprendere a lavorare al furgone e non cadere preda della paura di spendere tutti i soldi che saranno necessari per farlo diventare il luogo che spero un giorno possa rendere realtà quella lista di luoghi in cui voglio vivere. Allora, adesso che l'avvitamento è terminato, è il momento di ritagliare questi pannelli, questi qui sono tutti avanzi, adesso faccio solo con gli avanzi del vecchio furgone e pannelli di polistirene espanso, non mi ricordo quanto. Per fortuna, come vedete, Zack, qui in realtà c'è un po' di gioco, però ce lo facciamo andare bene. Utilizziamo tutti gli schettini. Gente, dopo 2 ore di lavoro, ecco qua, adesso ve lo faccio vedere meglio. Coibentazione pavimento quasi finita.
coibentazione pavimento. In realtà qui potrei metterci un altro listello uguale a questo, tutto per il lungo, così, vabbè. E coibentazione pavimento con il polistirene espanso. E poi metterò, cerco di mettere anche quella roba là argentata che vedete sul fondo. È pazzesco. Much, much later. Buongiorno camperizzatori. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Mettere quel nastro strano delle Romerlen che conterrà niente, però vabbè, ce l'ho, lo usiamo. Siliconare passaruota dove entra l'acqua. E boh, niente, ho comprato questo perché era bello. Benvenuti dentro il furgone. Allora, qual è il problema? Mia tanaglia è che qui in questo passaruota, a questo punto qua, situazione, sì. Si vede. Si vede. Ma mi sa che silicona tutto il bordo. Lì è già siliconato, però. E boh, sono un attimo perplesso, non sono sicuro che possa essere utile oppure... Boh, ditemi anche voi, adesso vedete qui il nastro di carta per segnare gli stalli sotto, poi ho capito che tanto avvito il pianale agli stalli grossi, non ha senso che avviti anche agli stalli sotto, cioè dove se ne deve andare sto pianale. Qui dopo non li metto e mi faccio i segni per gli stalli lunghi. Il punto è che qui, in questi punti qui, vabbè adesso qui c'è il nastro quindi si preme, però vedete che si schiaccia fondamentalmente ed è qui che appoggerà il ripiano, quindi probabilmente qui si creano delle piccole sacchette d'aria che potrebbero aiutare a isolare. The next day. Allora gente, bentornati in un luogo che alcuni di voi della prima sera della camperizzazione si ricorderanno, ovvero casa di Giulio. Giulio ha la levigatrice orbitale. Perché Giulio ha la levigatrice orbitale? Perché come vedete questi sono i due pavimenti vecchi che voglio riutilizzare da mettere sopra la situazione, macello della Madonna, e sopra l'intelaiatura. Solo che sono rovinati, sporchi di grasso, ed è per questo che è il momento di raschiare via il grasso e poi con lo sgrassatore pulire tutto qua. Stai dando una cosa pericolosissima tra le mani. Bro. Vai, e non chiudi con questo. No, devi stringere con la chiave. Con questo. Dandoti le mani, G. Questo ti fa risparmiare circa un'ora del tuo tempo. Sei davvero forte. Però c'è un problema. Sì, che non si... Sì, madonna, dai. Ok, vai. Vai. Bene. Col vino rosso. Bile. Sono un pollo! Sto dentro, guarda. Bene. Cambia. Cambia. Cambia.
comprati uno stock di 8.